Volevo presentare brevemente questa lettura integrale di questo breve romanzo di Pascal Quignard, Tutte le mattine del mondo, dal quale è stato tratto il film molto celebre, molto famoso, molto riuscito anche, no? Tutte le mattine del mondo, con Gérard Depardieu. Ma il libro mi sembra molto meno conosciuto, molto meno celebrato rispetto al film. In realtà invece libro e film sono esattamente uno la sceneggiatura dell'altro. Grosso modo rispecchiano anche quasi i tempi, l'andamento. Allora, secondo me è interessante notare anche come è stato scritto il libro dal quale è stato tratto il film. Perché è molto interessante anche, perché anche la scrittura è bella. Il film lo ricordiamo per le immagini, per questa atmosfera, per questi colori, questa atmosfera anche cupa, per questi dialoghi. Il romanzo io lo sento nella parola. È un romanzo fatto molto breve, fatto di brevissime frasi, molto, molto scarne, nelle quali c'è la presentazione di questa storia che poi ruota tutto intorno a un personaggio. Personaggio che non è Maré Maré, secondo me. Maré Maré è quello che dà il pretesto un po' alla storia, ma il personaggio è Saint-Colomb. E quello che fa il libro è tratteggiare il carattere particolare di questo singolare personaggio. È come se ogni frase fosse una pennellata, oppure un colpo di scalpello, dal quale poi emerge, no? Questa scolpita, questa figura che anche per come è stata poi realizzata nel film, una volta conosciuta, la sentiamo dentro, perché è una figura che in qualche modo ci turba. Non riusciamo a capirla fino in fondo. E quindi lo stile, diciamo, uno stile narrativo per impostare una storia, una figura centrale in maniera scultorea, diciamo. Forse non è solo l'unico elemento del film o del libro, in questo caso del libro, perché vorrei spezzare un'ancia a favore del libro. Ma poi la cosa di cui fondamentalmente si parla nel libro è la musica. Quello che sta dietro è questo potere e questo modo di sentire la musica, di farne parte integrante della propria vita, di stabilire con essa un rapporto e una modalità totale che non accetta compromessi, quindi non una musica al servizio di qualcos'altro. Al servizio della fama, al servizio del re, al servizio dell'onore, al servizio. Ma una musica vissuta profondamente, intimamente. È l'uomo al servizio della musica, insomma, in qualche modo. Ma tra la musica e l'uomo si instaura un rapporto. E chi conosce, cioè chi c'è dentro il mondo della musica lo sente. Forse tra le arti la musica è la più totalizzante, è quella che più ti prende e non ti lascia, più ti tormenta perché non raggiungi mai la perfezione. E più ti tocca dentro, più si muove dentro di te, più ti permette di raggiungere qualcos'altro, che sono poi, nel caso del nostro personaggio, sono i suoi vissuti, anche i suoi rimpianti, il rimpianto di non essere stato presente alla morte della moglie, il rimpianto della perdita della moglie, la sua incapacità di essere comunicativo, il suo modo di sentire, che avvertiamo profondo, delicato, complesso, ma la sua incapacità poi di dirlo, le sue durezze, la sua spigolosità di questo personaggio, ma che non è solo spigoloso. E nella musica emerge poi il vero carattere, e nella musica emerge poi la possibilità addirittura di far rivivere qualcosa che è perso definitivamente, ma che rimane a metà, tra il sogno
è la realtà. Nel suo capanno lui parla, ma parla in realtà con la moglie, insomma, non sappiamo mai quanto la moglie è veramente morta o quanto continua a vivere dentro di lui. E in questo lui crea, insomma. Lui, come dire, celebra la musica, ma anche ne fa un qualcosa di sublime. Soltanto quando Marè Marè sarà diventato grande, avrà fatto l'esperienza del successo, insomma, avrà raggiunto quello che cercava o che credeva di cercare, a quel punto sarà in grado di capire la grandezza del maestro veramente e quindi di umiliarsi per cercare con lui un dialogo che fino allora non era riuscito a stabilire, rinunciando alla propria ambizione, no? E comprendendo come attraverso la musica, il fare musica insieme, finalmente si crea un rapporto vero. Un rapporto che intuiamo assolutamente profondo. Tutto questo, ma anche di più. Poi su questo giocano le storie delle figlie. C'è un'atmosfera tragica in questo clima, no? Chiuso, perché questo personaggio non si muove mai dalla sua casa, no? Questo innamoramento che hanno le figlie con Marè Marè, questa figlia che ammala di vaiolo, si lascia andare, si impicca, insomma, tutto è sempre molto tratteggiato, con leggerezza, insomma, lo si tocca e si fugge via. Quello che ci resta è il personaggio di Marè Marè, la sua musica, che nel film sentivamo suonata dalla viola da gamba da Jordi Savall, ma insomma, possiamo sentire comunque riprodotta, nel libro non la sentiamo ovviamente, però sentiamo una musica delle parole. È una musica dei sentimenti. E poi questo modo di sentire, no? Fatto di difficoltà di comunicazione, fatto di durezze, fatto di grande dolcezza, di amore, di piccoli segni che manifestano poi una voglia di essere, di amare, quasi totale, ma che non si sa manifestare in qualche modo, se non attraverso la musica. E tanto è vero che i personaggi che circondano poi Saint-Colombe, veramente, insomma, quelli che gli stanno attorno, sono tutti personaggi che lui coinvolge nella sua musica, insomma, o sono coinvolti in qualche modo. E quindi mi piacerebbe che voi ascoltaste la lettura del libro, oppure che lo leggeste, ma mi accorgo che per esempio è un libro difficile da trovare, forse non ha avuto molto successo. Io ho fatto fatica a trovare in biblioteca, insomma, non mi pare che circoli molto, ecco. Quindi magari nella difficoltà di trovare il libro potreste invece averne l'opportunità di ascoltarne la lettura. La lettura è breve, è un libro breve, però è una storia che soprattutto nella seconda parte è anche struggente, commovente. È una bella storia, profondamente umana, e che ci aiuta a capire in profondità il mondo della musica, quella vera, non quella d'occasione, insomma, non quella vera. Da dove viene anche, no? Perché a un certo punto Saint-Coulomb lo dirà. Saint-Coulomb lo dirà come la musica riproduce o sia ricavata dalla vita. Grazie.